Buongiorno, per la nostra intervista quotidiana abbiamo al telefono il presidente della Cavese, Spatola. Ciao Spatola, buongiorno. Allora, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ti ringrazio di aver Prego. accettato la nostra intervista. Allora, un momento molto difficile per la Cavese. L'anno scorso ci sei riuscito a salvarla. Forse non sul piano sportivo, perché chiaramente là è un altro discorso, ma soprattutto sul piano societario. E adesso come sta la situazione, Spatola? Certo, la situazione non è piacevole. Però non è una novità, non è una cosa che è venuta all'improvviso, è una cosa che viene da lontano, già dall'anno scorso, perché l'anno scorso i tifosi, anche grazie all'amministrazione comunale, riuscirono a fare un mezzo miracolo, cioè a quello di iscrivere la Cavese al campionato, a seguito delle note vicende dell'ex patrono della Cavese, della Monica, che forse tutti sanno. A questo punto fui chiamato in extremis, quindi a giochi fatti, insomma, per dare una mano alla Cavise, perché ormai si erano già, avevano speso un po' tutte le cartucce per l'iscrizione, quindi bisognava proprio fare il campionato. Quindi sulla base di alcune considerazioni, soprattutto quella dell'astinenza, dell'allontanamento dal calcio, che non ho più seguito quando ho lasciato il Benevento, fui praticamente carpito, come si può dire, in senso buono. E ho cercato di dare una mano, però sapevo già che era un'impresa difficilissima, perché purtroppo, dice un detto, senza soldi non si cantano messe, e quindi a questo punto sapevo a che cosa sarei potuto andare incontro. Sono stato chiaro dal primo momento, ho detto a tutti i tifosi che non era il Salvatore della Patria, bensì ero una persona che amante del calcio, dello sport, e quindi grazie alla mia passione volevo dare una mano alla Cavise. Però precisai subito che non volevo trovarmi addosso tutto il peso della Cavise, perché so nel calcio poi che cosa venga, vengono i famosi strasci, vengono i famosi costi semi nascosti, che vengono all'improvviso. Quindi per tutto l'anno, sono da 10 mesi con il stretto contatto con il sindaco, sperando che potesse venire qualche altro a darmi una mano. Purtroppo nessuno è venuto, i tempi si sono fatti più difficili, più buchi, quindi c'è scarsità di disponibilità, e quindi il calcio è diventato più difficile, tant'è che almeno stando alle iscrizioni di quest'anno sono 90 società di Lega Pro, sono iscritte 70 e poi parecchie stanno praticamente in difficoltà, io mi compreso la Cavise. Quindi vorrei dire, a parte questa breve premessa, che non è una cosa che è piovuta così al cesserino, è una cosa che stava nell'aria. Io ho sempre insistito ad avere un collaboratore, quindi un fatto noto, ho lasciato sempre le porte della Cavese aperte 24 ore su 24, purtroppo non è venuto più nessuno. Speravo anche nel salvataggio sportivo, perché nonostante la penalizzazione dei secondi, pensavo di potercela fare, e poi ci è mancato per farcela. La sfortuna non ci ha aiutato molto, durante il campionato abbiamo perso diversi punti in casa, abbiamo perso 2 punti a Viareggio, stavamo vicino 1-0, quindi a poco dalla fine un rigore contro discutibile, e quindi abbiamo perso 2 punti. Poi per 2 punti in pratica siamo retrocessi, diciamo così, almeno fino a questo momento, perché io so che in base ad una classifica tirata dalla Lega Pro e qui dalla FIGC, secondo i meriti di ripescaggio, addirittura la Cavise sta al secondo posto dopo il Monza, e poi viene la Terrana, la quale poi ha disputato anche i playoff. Quindi vuol dire che la Cavise quest'anno si è comportata bene sotto un profilo, diciamo, amministrativo, tant'è che non abbiamo avuto nessun punto di penalizzazione, eccetto quello, come dicevo poc'anzi, dipendente dalla passata stagione. Quindi è una situazione un po' qua. E chiaramente io mi sono fatto sentire, le voci non sono venute. E il 22 maggio si è fatta un'assemblea pubblica organizzata da un'associazione, Sogno Cavise, di Cava, e dove in quell'occasione ho fatto presente un po' le necessità. Occorreva una parte di liquidità, perché io ormai avevo riportate parecchie centinaia di migliaia di euro, e quindi a un certo punto non potevo sobbarcarmi ulteriormente dei costi, e anche perché non avevo alcun obbligo nei confronti di nessuno, quindi è stata la mia spontaneità a andare a Cava, soprattutto per, ripeto, per il fatto passionale.
dopodiché le cose sono andate come sono andate e quindi abbiamo chiesto un intervento, diciamo un aiuto un po' economico, grazie al quale diciamo ammontate a circa 500.000 euro, poi questa poi è la somma in pratica in discussione diciamo fino a questo momento, quella proprio essenziale, vitale, e grazie a questo noi avremmo potuto ottemperare agli adempimenti fino al 30 giugno, quindi gli stipendi fino al 30 giugno, e conseguentemente avremmo potuto sbloccare la fiduzione di 400.000 che io ho messo personalmente l'anno scorso e poteva servire per la fiduzione di quest'anno, e poi di 300.000 e 100.000 da mettere nelle casse della Gavese e poi dopodiché andare avanti. Poi fare un campionato, un progetto basato sui giovani, quindi molto contenuto, cosa che ne ho parlato anche con Magale e tanti altri dirigenti della Liga, dicendo che il Serie C purtroppo bisognerebbe imporre di giocare non con due andere 23, ma 28, e fare in modo da far crescere il vivaio e dare anche i giocatori a squadre di Serie B e di Serie A. Invece lasciando le cose così, il più prudente tende sempre di vincere, e nel calcio non è sempre così, e noi abbiamo delle testimonianze, e anche tu lo sai benissimo, che non sempre i soldi sono quelli che ti fanno vincere, però sono essenziali. Detto questo, quindi sono stato molto chiaro e l'ho ripetuto. Sto in attesa di qualche decisione, so che il sindaco trova grosse difficoltà, mi ha chiesto di mettere a disposizione gratuitamente, quindi senza corrispettive, le quote di maggioranza che sono pari quasi al 90%, quindi a questo punto ho rinunciato a questa cosa qua. L'unica cosa che ho chiesto è lo svino della fiduzione, perché mi sembra che sia una cosa più che giusta. E so che il comune sta facendo gli ultimi tentativi, e così anche diffuso, non lo so se nella giornata di oggi o di domani, ma in extremis, diciamo lunedì, si riesca praticamente a fare il cosiddetto miracolo, e poi successivamente, se si vuole, e ci sta qualcuno che ha la passione e la voglia di poter andare avanti, può essere anche uscita anche di pescaggio in Ciuna. Certo, Presidente, è un momento difficile economico per l'Italia, di conseguenza per il calcio, soprattutto per il calcio dopo la Serie A. E lei ci ha raccontato come sia difficile mandare avanti una squadra di Serie C in questo momento. Chiede aiuto, nessuno glielo dà. Un sindaco... Mario, scusi se ti interrompo, il problema non era soltanto la Serie C, anzi, secondo me, la Serie C, la Serie Lega Pro, grazie al minutaggio, viene a costare di meno rispetto all'eccellenza e rispetto alla Serie D. Figuriamoci. L'eccellenza, tu che segui il calcio minore da tanti anni, sai benissimo gli arbitrici che hanno dovuto fare i miei colleghi e tante società che sono trovate in difficoltà. Io faccio tutti i miei auspici, anzi colgo l'opportunità per fare i complimenti alla dirigenza, al dirigente dell'Arsenese, perché hanno fatto un campionato strepitoso, io seguo anche un po' il calcio minore, e quindi hanno fatto un campionato strepitoso. Oggi nasce il difficile, cioè a un certo punto incomincia a fare la cosa seria, però se l'Arsenese, parlo dell'Arsenese perché ha fatto un campionato strabiliante, che a me veramente mi ha sorpreso, di organizzarsi bene, perché ripeto, in C2 i costi dovrebbero anche addirittura ridursi rispetto, diciamo così, alla Serie D o all'eccellenza. Quindi le cose bisogna farle come si deve. Diciamo che quest'anno io, anche con i miei sacrifici personali, perché sono stato l'unico a metterci i soldi lì, sono riuscito comunque a contenere diciamo le spese. Spese che poi purtroppo non ho potuto ridurre, perché essendo intervenuti i campionati in corso, diciamo quasi a fine campagna, dove Maglione in pratica aveva il direttore generale, aveva investito dal sindaco, aveva già fatto l'assetto di calciatore, quindi le assunzioni, purtroppo si è andato un po' fuori i parametri che erano stati indicati, e quindi siamo trovati di fronte a una situazione già fatta. Poi io sono una persona che rispetto un po' i ruoli, e quindi non sono una persona invadente, se l'ho fatto negli ultimi tempi, ma soprattutto perché poi ci sono state le dimissioni di Maggiore, perché altrimenti io avrei cercato di portarle fino in porta, perché ogni persona che fa un programma si deve dare meriti e demeriti a seconda di quello che uno merita. Certo. A questo punto mi sono trovato di fronte alla situazione. Quindi dico alle giovani società, alle società che si affacciano alla Lega Pro, che facendo una programmazione attenta e soprattutto sui giovani, perché il contributo che dà la Lega è significativo, non è tanto, però diciamo i campionati li possono fare.
Certo. Per quanto riguarda la Cavese, invece, purtroppo, pur sapendo queste cose, mi sono trovato di fronte a un budget che era al di fuori di parametri previsti, e soprattutto si è utilizzato il ricorso molto poco ai giovani. Per cui, contrariamente alle previsioni che mi erano state prospettate di 600-800 mila euro, ci siamo trovati invece con 122-120 mila euro. Questo è tutto. Certo. Se uno riesce a programmare bene, c'è gli giovani capaci, volenterosi, che hanno voglia di emergere, eccetera, eccetera, si può fare un campionato tranquillo. Quindi, tornando qua alla Cavese, ora bisogna superare questo scoglio, questo baratro che si è venuto a determinare. Se c'è qualcuno che riesce a darmi una mano, a fiancarsi, a subentrare, ben venga, perché ripeto, io ho messo a disposizione, come richiesto dal sindaco, di mettere a disposizione gratuitamente, quindi questo non posso fare. Certo, Presidente, io ti ringrazio moltissimo, oltretutto la tua esperienza sia col Benevento e sia con la Cavese è frutto di un invito al Golden Goal. Io a salvare sul campo fino adesso, perché secondo me con quello che potrebbe venire fuori, e sai a che cosa mi riferisco, la Cavese è un giocatore che si trova sul campo, e quindi evita anche di dare i famosi 200 mila euro a fondo per lui. Detto questo, sono sfortunato, sì, a Benevento purtroppo sono stato 4 anni, ero andato in B, almeno tutti dicono così, sappiamo le vicende come sono andate, mi dispiace anche per i ricorrenti, perché e io poi il Benevento comunque lo posso sempre cura, perché sono benevento d'origine, mi sono andato a Benevento e quindi lo seguo con affetto. Mi è dispiaciuto chi ha fatto questi playoff, e purtroppo è una disgrazia per il Benevento, perché è così, e quindi sono sfortunato, non riesco praticamente ad ottenere dei grossi successi. Poi volevo salvare la Cavese perché per me sarebbe stata un grosso successo, diciamo, personale, ma soprattutto per i tifosi, che sono dei tifosi, oserei dire, speciali. Tu non puoi immaginare l'affetto che hanno i tifosi per la Cavese, perché la Cavese per loro rappresenta un senso di vita proprio, cioè loro, soprattutto la base dura, quei famosi 1000-1200 spettatori, proprio la Cavese per loro rappresenta un bene patrimoniale, una cosa che non ne possono fare a meno. Però, cari signori, ho detto ai miei tifosi, guardate, io vi ringrazio di tutti gli apprezzamenti, però purtroppo io da solo non posso sostenere, anche perché c'è crisi, quindi il lavoro non ce n'è, l'azienda non va come deve andare, quindi a questo punto qua ho rinunciato molti ore da mi dedicare alla mia azienda, l'ho dedicata alla Cavese perché sono stato molto vicino e mi dico, mi dispiace, so che stanno soffrendo le pene del ribello perché addirittura si riuniscono la sera, sono disperati. Io spero che possa esserci un miracolo, qualche persona proprio che veramente ama il calcio, perché Cava è una piazza dove il calcio si può fare, c'è un settore giovanile abbastanza buono, che possa dare, diciamo così, è cresciuto anche nel tempo. Quindi veramente mi dispiace, ma purtroppo da solo io un anno posso fare, ma non lo posso fare né due, né tre, né quattro, perché ripeto, oggi l'attività imprenditoriale Presidente, io la devo salutare perché Presidente la devo salutare sì io la devo salutare perché qua c'è un rumore da parte. Sì. Questo intervento sia stato ascoltato da qualche imprenditore napoletano che ama il calcio e che lo può fare, diciamo, a capo, perché capo è una piazza che merita. D'accordo. Grazie di questa intervista e di nuovo tanti cordiali saluti a te e a tutti quanti. D'accordo, ciao.